Bentrovati a tutti i telespettatori di Telenicosia, queste le notizie flash provinciali del 23 dicembre curate dalla nostra redazione. Non è ancora partita la bonifica dell'ex discarica Canalotto, nonostante ci siano i soldi per effettuare questa operazione. 1.850.000 euro derivanti dall'escussione della polizza fideiussoria, fondi vincolati all'interno di un capitolo di spesa regionale. L'ufficio tecnico comunale di Nicosia ha presentato il piano per la messa in sicurezza e la bonifica. A questo punto si aspetta solo l'impegno regionale per lo sblocco dei fondi e l'inizio dei lavori. Il 13 luglio del 2015 il sindaco di Nicosia ed il vice sindaco erano stati a Palermo presso il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti per capire la situazione riguardo la bonifica, ottenendo rassicurazioni circa il prossimo inizio dei lavori eseguiti direttamente dall'assessorato regionale Territorio ed Ambiente. Nulla però si è mosso e questa situazione diventa ogni giorno sempre più urgente. Le acque piovane provocano frane continue ed il sito rischia di collassare. Ma i lavori sono urgenti anche per la realizzazione dello stesso sito del CCR, il Centro Comunale di Raccolta, fondamentale per l'avvio della raccolta differenziata, che a Nicosia partirà a febbraio. Momentaneamente lo stoccaggio di rifiuti ingombranti e dei rifiuti RAE avverrà in zona Prati Gurri, ma la sede definitiva dovrebbe essere quella dell'ex discarica Canalotto, costruita nel 2004, sequestrata nel 2006, sequestrata nel 2010. Per questi motivi il Comune ha diffidato l'assessorato regionale all'ambiente affinché sblocchi immediatamente i fondi e dia inizio alle operazioni di bonifica del sito. Per l'associazione regionale di volontariato ONG Luciano Lama, Babbo Natale ha portato due importanti regali, uno da consegnare prossimamente e l'altro a gennaio del 2017. Il primo è che dal 12 al 15 gennaio arriverà in Sicilia in visita ufficiale l'ambasciatore della Bosnia-Erzegovina presso la Santa Sede. Il secondo, ancora più grande, è che nel gennaio del 2017, al ritorno dei bambini della 48esima accoglienza, questi, insieme ai rappresentanti dell'associazione, saranno ricevuti in udienza privata da Sua Santità Papa Francesco. Ad annunciare queste importanti novità lo stesso presidente dell'associazione Luciano Lama, Pino Castellano. Nel corso del suo intervento alla cerimonia di accoglienza dei bambini della 46esima accoglienza sabato 19 dicembre presso il centro fieristico di Agira. Ad accogliere circa 250 bambini, un altro centinaio ospiti in famiglie sarde, pugliesi, abruzzesi, molisane e campane, oltre che un numero consistente di famiglie provenienti da tutta la Sicilia, il sindaco di Agira Maria Greco, il vescovo della diocesi di Nicosia Monsignor Salvatore Muratore, il presidente del gruppo regionale Volontariato e Solidarietà, associazione che si occupa di adozione di bambini da paesi stranieri, Roberto Angileri, ed autorità civili e militari. Castellano ha ringraziato sia il sindaco Maria Greco che Monsignor Salvatore Muratore per la loro disponibilità ad essere presenti alla giornata di arrivo, ma soprattutto ha ringraziato tutte le famiglie siciliane che ospiteranno i bambini sino alla fine di gennaio, perché anche in un particolare momento di congiuntura economica compiono uno sforzo economico non indifferente, ma non fanno mancare il loro amore a questi bambini. Pubblicata dal Sole 24 Ore, la classifica annuale della qualità della vita nei capoluoghi di provincia conferma ancora una volta che le città dell'isola non riescono a salire oltre il 90° posto. Unica eccezione per Ragusa, classificatasi al 78° posto, anche se ha perso 3 posizioni. Seguita da Siracusa al 90° posto, anche se ha perso 7 posizioni. Segue Enna al 93° posto e che ha guadagnato 8 posizioni rispetto allo scorso anno. 6 le aree tematiche considerate: servizi ambiente, salute, popolazione, ordine pubblico, tempo libero, tenore di vita, affari e lavoro, per un totale di 36 indicatori. 110 le città analizzate. Guardando invece ai dati nazionali, la medaglia d'oro va a Bolzano, Milano in seconda posizione e la capitale Roma al 16° posto, ultimo, e 110° posto per Reggio Calabria. Il management dell'ASPE di Enna, composto dal direttore generale Giovanna Fidelio, dal direttore amministrativo Maurizio Lanza e dal direttore sanitario Emanuele Cassarà, ha firmato lunedì 14 dicembre 2015 la preintesa con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali sulla destinazione delle risorse dei fondi contrattuali 2015, che consentirà tra l'altro di procedere all'attribuzione delle fasce retributive al personale del comparto, bloccate da diversi anni. Infatti la preintesa prevede di destinare circa 485.000 euro all'attribuzione di nuove fasce superiori al personale del comparto previa procedura selettiva nel rispetto delle disposizioni vigenti. Completate le procedure per la definizione dell'accordo, che prevedono l'acquisizione del parere del collegio sindacale e la successiva firma del contratto integrativo, l'azienda emanerà l'avviso interno per l'avvio della procedura selettiva per l'attribuzione agli aventi diritto delle nuove fasce retributive per l'anno 2015.
50 e più è un grande sistema associativo e di servizi nato e cresciuto all'interno di Confcommercio Imprese per l'Italia per rispondere alle richieste di consulenza, assistenza e benessere sociale delle persone attraverso l'opera di 7.240 professionisti e 886 punti operativi dislocati in Italia e all'estero. Anni così il patronato ha voluto organizzare una serata natalizia insieme ai suoi associati per ricordare il lavoro svolto in questi anni e scambiarsi gli auguri per queste festività. Presenti i vertici provinciali e regionali del patronato: Rosario Paternicò, coordinatore regionale di 50 e più, il presidente provinciale Salvatore Catania ed il presidente della delegazione di Nicosia di Confcommercio Antonino Insinga. Dopo i saluti del sindaco di Nicosia Luigi Bonelli si è passati alla proiezione di un filmato 50 e più Generation. L'associazione è stata fondata nel 1974 ed ha compiuto 40 anni. Il filmato rivisita quegli anni storici attraverso l'evoluzione e la crescita di questo patronato. Non sono mancati i momenti musicali con il coro dei piccoli della cooperativa sociale Penelope del presidente Cristina Giangrasso. Vestiti da Babbo Natale, hanno intonato canzoni natalizie e recitato poesie in tema. Durante la serata è stato consegnato un riconoscimento alla signora Rita Campo, oggi in pensione, ma che per decenni ha svolto il mestiere di parrucchiera. Oggi la signora è l'associato più anziano iscritta al patronato. E con questo abbiamo concluso, vi do appuntamento alla prossima edizione delle notizie flash curate dalla redazione di Telenicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it. Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione@telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.